Io esco con quelle amiche. Aspetta. Siediti, ti devo dire una cosa. Sembra importante. Di che si tratta? Ho deciso di ridurmi le ore di lavoro, perché... Cosa? Perché? Beh, volevo fare qualcosa per noi. Tra il lavoro, la routine, ci stiamo trascurando un po', quindi volevo passare un po' di tempo con te, perché... Scusa, come pensi che viviamo? L'amore non paga le bollette, lo sai o no? Lo so benissimo. Però prenderci del tempo per noi è più importante di tutto il resto. Giulia... Parli come una donna. Cos'è? Vuoi fare anche la casalinga adesso? E chi porta i soldi a casa? Dimmi. Li ho fatti bene i conti. E anche se farò qualche ora in meno, ci basterà rinunciare a qualche vizio per non sentire la differenza. Senti, forse tu non hai capito. Io una vita mediocre non la voglio fare. È chiaro? Non mi aspettavo questa reazione. E io non pensavo di trovare una persona così inaffidabile e infantile. E invece di pensare di portare i soldi a casa per farmi fare la bella vita, per riempirmi di regali, di farmi fare i viaggi, tu che fai? Pensi a passare più tempo con me? Ma dai! Giulia, tu sei piena di regali e non possono sostituire il tempo che passiamo insieme. Una bella serata, cucinare insieme, fare una bella passeggiata al tramonto. Apprezzare ogni singolo istante insieme. Ma ti sembra logico di rinunciare ai soldi solo per passare 2-3 ore in più insieme al giorno? Per me è inutile. Io volevo solo passare un po' di tempo con te. Io? E io la vedo diversamente. Ne avremo di tempo da passare insieme e anche forse fin troppo. Comunque, io ora vado. Le mie amiche mi aspettano. Buona serata. Che hai? Ti vedo inquieta. Quel cretino di tuo genere ha deciso di ridurre le ore al lavoro. E come mai? Perché pensa che così possiamo passare più tempo insieme, pensare di più a noi due. Beh, mi sembra un bel gesto. Ma stai scherzando? Sarebbe un bel gesto se fossimo ricchi. Amore, cerca di non essere così superficiale. Non sei ricca, ma fortunatamente non ti manca nulla. E tuo marito non mi sembra uno sprovveduto. Insomma, dopo la scelta che ha fatto. Amore, calmati. Se ha preso questa decisione perché sa di poterlo fare senza troppe complicazioni. Dovresti essere felice di avere accanto un uomo che vuole passare più tempo con te. Mamma, piantala, sembra che vivi nel mondo delle favole. Le cose devono essere fatte con criterio. E questa scelta non ha alcun senso. Forse non ne ha perché non ti fermi a riflettere. Ma riflettere su cosa? Sul fatto che se mi voglio comprare qualcosa non lo posso fare? Amore, mi spiace molto che tu parli così. Tuo marito ha fatto un gesto bellissimo e tu pensi solo ai soldi. Ma secondo te io non darei tutto quello che ho per poter passare anche solo un giorno di nuovo con tuo padre? Ma con me la vita è stata severa, proprio portandomi via mio marito, tuo padre, e togliendomi la possibilità di fare con lui tutte quelle piccole cose che tuo marito vuole fare con te e che tu stai dando per scontate. Tesoro, dimmi, quanto daresti anche solo per riabbracciare tuo padre? Eh? E allora perché? Perché non vuoi far valere questo amore anche per tuo marito? Tesoro, non aspettare che sia troppo tardi per capirlo. Ti prego, ogni secondo è prezioso. Il tempo è il dono più prezioso che si possa avere. Hai ragione. Non l'avevo mai vista sotto questo punto di vista. So quanto hai sofferto per papà. Ed è vero. Non passo un giorno in cui non farei di tutto per riaverlo qui. Anche solo il tempo di un abbraccio. Tesoro, siamo così abituati alla normalità.
e a volte la diamo per scontata. Scusami, mamma. Non è a me che devi chiedere scusa. Emiliano? Sei già rientrato. Emiliano? Non dire niente. Non c'è bisogno che ti scusi. Cos'è quello? È il risultato dell'analisi del mese scorso. E non è buono. E perché non mi hai detto niente? Ho provato a farlo. Ma tu eri impegnata con le tue cose più importanti. E forse non era il momento. Questa cosa mi ha fatto capire che stavo perdendo di vista le cose importanti. E allora ho deciso di prendere più tempo per noi, per te, per i nostri figli. Volevo fare qualcosa per voi. Ma se tu vuoi goderti la vita tenendo tra le mani l'ultimo modello di telefono, una bella borsa o cose del genere, io lo capisco. Non condivido, ma capisco. Io voglio che tu sia felice. Per questo ho chiamato in azienda, ho detto che mi sono sbagliato. Torno a fare il tempo pieno. No, non farlo. Sono stata io stupida a reagire in quel modo e a non capire il tuo gesto che era pieno di amore. Io sto bene. Non mi trattare con pietà, io sto bene. Ma io non ti sto trattando con pietà. Mi hai fatto solo aprire gli occhi. Mi sopporterai anche quando non potrò più lavorare, non potrò più darvi quello che vi do adesso, non potrò più... Assolutamente sì. Io sono la tua spalla, il tuo supporto. Supereremo tutto insieme. Ok. Ok. Ora per favore mi perdoni. L'avevo già fatto prima che tu me lo chiedessi. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno, donando un forte messaggio.